E per il nono appuntamento siamo insieme a pagina 112, Equilibrio nelle decisioni. Il capitoletto è accontentarsi e assumersi una responsabilità. Nel mio lavoro, mi fa sempre strano chiamarlo lavoro, di musicista si affrontano esami di continuo, poiché è sempre al giudizio di altri che viene sottoposto a ogni produzione. Dell'insegnante se frequenti una scuola di musica, del pubblico se sei sul palco, del discografico se gli spedisci una demo, del produttore se gli proponi una canzone, eccetera. In realtà, sono veramente tanti i lavori che prevedono esami da superare, anzi, a dirla tutta, è nella vita che siamo sempre sotto esame, tutti noi, ed è proprio la preparazione a queste valutazioni che può stimolarci o stressarci. Durante questa fase, il bivio che prima o poi si presenta ci pone di fronte a una scelta, decidere se siamo pronti per sostenere l'esame oppure continuare a lavorare perché ancora non ce la sentiamo di affrontarlo. Sostanzialmente si tratta di capire se ci accontentiamo o se non ci accontentiamo della preparazione raggiunta. La comune accezione del verbo accontentare non ha parametri precisi e rende il suo utilizzo assolutamente soggettivo. I vari dizionari ce lo spiegano con le seguenti definizioni: esaudire una richiesta, un desiderio, e il Sabatini Coletti. Garzanti lo definisce rendere contento, soddisfare. Treccani, essere o ritenersi contento. Ti ho già raccontato di quanto mio papà fosse un uomo di cultura e quanto gli piacesse spiegarmi l'etimologia delle parole, la maggior parte delle quali derivano da una radice greca e o latina. Viste le nostre poche disponibilità economiche, spesso si trovava a dirmi «accontentati, devi imparare ad accontentarti». Il termine «accontentare» deriva da «contentare», dal latino «contentus», participio passato di «continere», «contenere». Quello che emerge dalle accezioni presenti nei dizionari sembrerebbe non essere niente di speciale, considerato che la spiegazione sbrigativa del termine indica sostanzialmente il significato di soddisfare. Ciò di cui non si parla è l'esistenza di un limite alle richieste da accontentare. Ecco perché penso che ci sia di più. Come ho poc'anzi specificato, l'etimologia del termine ha una grandissima affinità con la parola contenere. Dunque potremmo affermare che accontentare qualcuno non significa fare o dargli tutto ciò che desidera, senza un confine e in modo insaziabile, ma piuttosto appagarlo con misura, definendo cioè un limite e dando priorità a ciò che in effetti conta. Alla luce di questa riflessione, il famoso proverbio «chi si accontenta gode» potrebbe voler dire qualcosa di molto più profondo della semplice indicazione di non pretendere troppo. Il reale significato della parola, e di conseguenza del proverbio, è più importante di quello normalmente attribuito. Ha a che fare con il piacere e con la soddisfazione, trovando un equilibrio nella moderazione, nella giusta dose. Quando accontentiamo qualcuno, quindi non mettiamo in atto una resa totale a tutte le sue richieste, ma decidiamo di accoglierle entro e non oltre un certo limite, ovvero sia quella soglia logica e di buon senso che noi abbiamo definito e tracciato e su cui l'altro dovrà necessariamente sintonizzarsi per sentirsi contento e dunque appagato. Messa in atto con i bambini, ma in realtà accade con tutti, questa azione crea l'abitudine di trovare il giusto equilibrio tra desideri e buonsenso, insegnando a gestire al meglio la capienza di quel contenitore da riempire per contenere, le nostre aspettative e in questo modo accontentarle. Non può esistere felicità, appagamento, se non poniamo limiti ai nostri desideri, alla nostra bramosia. Come ho già avuto occasione di dire, un risultato percepito come una delusione da chi ha grandi aspettative può essere una moderata delusione per chi grandi aspettative non ne ha. È il concetto che regola la vita del pessimista difensivo. Voglio condividere con te adesso alcune valutazioni su questo argomento che io ho virato verso un significato personale differente, cioè il decidere quando accontentarsi e con quanto accontentarsi è un'assunzione di responsabilità tra le più importanti. Tiziano Terzani ha detto: «Trovo che vi sia una bella parola in italiano, che è molto più calzante della parola felice, ed è contento, accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice». Epiteto ha detto: «La ricchezza non consiste nell'avere molti beni, ma nell'avere pochi bisogni». Il prossimo capitoletto è: «Se sei il primo ad accontentarsi, sarai il primo a doversi giustificare». Il titolo che hai appena letto è un mio aforisma che ho pronunciato per la prima volta negli anni 90. Successivamente l'ho utilizzato così tante volte, soprattutto durante i miei seminari, che molte persone nel tempo lo hanno fatto proprio.
Avendo avuto la fortuna di scrivere canzoni di grande successo, di aver arrangiato e prodotto album che hanno ottenuto successo mondiale, non voglio certo ostentare le mie medaglie, spero tu non mi fraintenda, ed essendo stato anche giurato ai tanti concorsi musicali e direttore artistico di importanti festival, spesso ricevo richieste di valutazione di brani, di capacità musicali e tanto altro. Ti garantisco che almeno l'80% delle persone che mi hanno fatto ascoltare qualcosa, negli istanti prima dell'ascolto o nella lettera di presentazione, si è prodigato a precisare che si trattava solo di un provino, che era stato registrato al volo, che non aveva avuto abbastanza tempo per finirlo, come si deve, che la chitarra non era perfettamente accordata, che la voce non era perfettamente intonata, che il suono non era un granché a causa del computer vecchio, che gli mancava un plugin, eccetera. Insomma, chiunque mi abbia chiesto un consiglio sulle sue produzioni ha sempre speso una notevole quantità di giustificazioni con lo scopo di abbassare le mie aspettative prima dell'ascolto. In effetti non è facile trovare l'equilibrio tra l'accontentarsi e il pretendere di più. Come riconoscere di aver studiato abbastanza prima di un esame? Quando smettere di studiare senza stancarsi oltremodo? Quanto correre nei giorni prima di una maratona per non rischiare di perdere l'allenamento o di arrivare stanchi? Quando smettere di pescare i pesciolini vicino a riva per pescare al largo dove abbiamo pasturato? A che punto della progettazione di un prodotto ritenersi soddisfatti? È una questione di misura. Chi riesce ad avere successo, oltre alle doti imprescindibili, alla determinazione e alla forza di volontà necessarie, deve avere un opportuno senso della misura in merito al suo contenitore, per capire quando accontentarsi e far così decollare il suo progetto. Decollando prima non si avrebbe sufficiente spinta, mentre attendere ci porterebbe fuori pista. I danni sarebbero devastanti in entrambi i casi. Dalla rivista Wired si dice che in Silicon Valley, quando rilasci un software senza difetti, dicono che hai aspettato troppo. Quando qualcuno mi chiede un parere su una sua produzione musicale e inizia a giustificarsi, gli propongo di aspettare prima di darmi il materiale e di lavorarci fino a raggiungere un risultato che lo gratifichi pienamente, cosicché le sue parole al momento della consegna possono diventare: ad oggi questo è il meglio che so e che riesco a fare. È un'assunzione di responsabilità che ti permette di capire chi hai veramente di fronte. Io lo chiamo così, il muro di gomma. Supponiamo che un mio studente, che chiameremo Andrea, sottoponga alla mia valutazione il provino di un brano strumentale, di cui è compositore e chitarrista. Ipotizziamo adesso due differenti situazioni. La prima, in cui l'ascolto è preceduto da una o più giustificazioni simili a quelle elencate poc'anzi. E la seconda, in cui Andrea afferma di avercela messa tutta e che quindi non riuscirebbe a fare di meglio. Prima situazione. A qualunque osservazione costruttiva possibile, seguirebbe un'ulteriore giustificazione. A un'indicazione del tipo: la chitarra non è intonatissima, potrebbe seguire la risposta: avevo le corde vecchie, non ho avuto il tempo di cambiarle. Oppure a una considerazione come: Andrea, il suono è un po' stridulo e ha usato troppo reverb. Andrea potrebbe rispondere: non ho dei buoni monitor con cui fare il missaggio e posseggo plugin scadenti. La seconda situazione. A qualunque osservazione costruttiva possibile seguirà una presa di coscienza dei dettagli da migliorare, visto che Andrea si è assunto la responsabilità di avercela messa tutta. Ad esempio, alla frase di prima, la chitarra non è intonatissima, lui potrebbe rispondere: non l'avevo notato. Potrebbero essere le corde vecchie? Dovrei sistemare la chitarra? Cosa mi consigli per essere più intonato e per avere una migliore percezione dell'intonazione? Devo lavorare sull'air training? Per questo motivo affermo che se nel momento in cui ti accontenti, ti accorgi che ci sono aspetti che potresti migliorare notevolmente con uno sforzo minimo, ma deliberatamente decidi di non intervenire, sarai il primo a dover giustificare questa tua scelta. Quasi sicuramente dovrai anche mentire per non addossarti la colpa di un deficit che già conoscevi e che deliberatamente hai ignorato. Così, sempre per il principio di metti la cera, togli la cera, possiamo trasportare questo concetto in altri momenti della nostra vita. Il nuovo capitoletto è: chi non si accontenta mai, non avrà mai nulla. Lo so, il titolo che hai appena letto asserisce il contrario di ciò che ho appena affermato. Potresti dunque pensare: poche idee ma ben confuse. Ma non è così, lascia che ti spieghi. Dal film Fast and Furious è meglio avere il 50% di qualcosa che il 100% di niente. La difficoltà di delineare il confine tra quando sia giusto accontentarsi e quando invece pretendere di più è anche la linea di demarcazione tra il successo e l'insuccesso, attribuendo all'accezione di quest'ultimo termine anche il significato di insoddisfazione, frustrazione, senso di perdita.
A volte accontentarsi può essere inteso non tanto come un fermarsi prima del risultato finale, ma come un piccolo mattone nella costruzione di ciò che ci siamo prefissati. Non riesci a raggiungere il tuo obiettivo con un percorso senza soluzione di continuità? Accontentati di fare pochi passi per volta, anche intervallati, ma sempre conscio del risultato finale che vuoi ottenere. Ricordati da dove siamo partiti. Il target del nostro progetto, valutato in mezzo ai target possibili, va raggiunto anche attraverso target iniziali. L'obiettivo è lontano, così come il termine, ma iniziamo a lavorare alla costruzione della riserva che ci servirà come nostra sicurezza. Ho avuto modo di osservare diverse persone con in testa ottimi progetti che non hanno mai visto la luce perché la ricerca della perfezione, l'attesa del momento giusto e il pretendere di fare le cose in grande li ha sfiniti prima ancora di iniziare. In molti casi, per partire con la realizzazione di un'idea, benché ancora abbozzata, bisogna intanto mettersi in moto. Continuiamo a utilizzare suggestioni tra le più disparate. Immaginiamo la partenza di un Gran Premio di Formula 1. Prima della partenza, le macchine fanno un giro di riscaldamento gomme. Dopodiché, prima ancora che i semafori rossi si accendano per dare il via alla gara, i motori vengono tenuti su di giri. Ecco, nonostante la partenza di un progetto non sia certamente la partenza di una gara di Formula 1, dobbiamo tenere presente che il movimento è di fondamentale importanza. Potrebbe anche essere un movimento dell'intelletto e non necessariamente del corpo o di un mezzo. Questo è un modo come un altro di esemplificare quanto ti ho spiegato all'inizio del libro con i termini target iniziale e costruzione della riserva. Ti ho già accennato di come alcuni creativi trovino grande soddisfazione nel concepire un'idea, constatandone la realizzabilità, e di come poi non abbiano la forza di proseguire nella parte pratica per portarla a termine. Altre volte, a rendere il nostro obiettivo difficilmente realizzabile, è la pretesa di raggiungerlo, seguendo una nostra convinzione dai parametri così elevati che prima o poi ci farà mollare. Ricordi inoltre quando ti ho parlato della distanza dall'obiettivo? Vedere la montagna in tutta la sua grandezza, o perché siamo troppo vicini o perché è troppo grande, ci spaventa. È necessario allontanare un po' l'obiettivo, oppure dobbiamo essere noi ad allontanarci nello spazio o nel tempo e ripartire. Non lo facciamo in modo naturale ogni volta che per percorrere una strada in salita prendiamo la rincorsa? O quando mandiamo il motore della nostra auto su di giri per una partenza grintosa, proprio come si fa in Formula 1? Ti riporto ora alcuni pensieri che proverò ad analizzare, esempi senza alcun legame tra loro, ma che hanno a che fare con la mia vita, con le mie esperienze e con le persone che ho conosciuto e che mi permetteranno di farti intendere al meglio il senso di questo principio, ovvero chi non si accontenta mai non avrà mai nulla. Il mio sogno era acquistare una bellissima villa, ma con i soldi che ho riesco a comprare giusto un appartamentino in periferia, per cui ho lasciato perdere e continuo a stare in affitto, senza impegnarmi in un investimento. Ok, pensiero comprensibile. Così facendo però non stiamo pescando né i pesciolini vicino a riva né stiamo pasturando all'arco. Per seguire la filosofia della pastura per il pescatore, considerando che la rata di un affitto spesso non è così diversa da quella di un mutuo, potremmo inizialmente acquistare un appartamento alla nostra portata, così da avere, una volta finito di pagarlo, un capitale più cospicuo di quello iniziale. Ci vorranno anni, è vero, ma questo ci permetterebbe di acquistare un immobile più grande, magari con la villa, non la villa auspicata, ma un villino a cui aggiungere con il tempo una nuova porzione, accendendo un altro mutuo. L'obiezione che naturalmente si può fare è che nel frattempo saranno trascorsi 20 anni. Ma in effetti quali potrebbero essere le alternative se non attivarsi? È necessario mettersi in moto e scaldare il nostro motore, perché è meglio realizzare un sogno tra 20 anni che non realizzarlo affatto. Se non ci accontenteremo di questa soluzione, non ci accontenteremo mai. Chi non si accontenta mai, non avrà mai nulla. Un'altra ipotesi. Vorrei realizzare un manuale di chitarra, ma serve un sacco di tempo per fare le trascrizioni, registrare gli esempi audio, fare tutti i video, trovare un editore e poi andare in giro a fare promozione. Non hai idea di quante volte abbia sentito giustificazioni di questo tipo. Tutte essenzialmente legate alla consapevolezza che per fare un lavoro accurato serve un sacco di tempo. Poi in questo ambito esiste anche la scusa dello sconveniente rapporto sforzo-guadagno, del tipo il mercato della didattica musicale è piccolo e si guadagna poco, così vorrei realizzare un manuale soltanto nei ritagli di tempo, altrimenti non ne vale la pena. Ah, quanto mi fa arrabbiare questa scusa! Se il nostro obiettivo è quello di realizzare un manuale, per prima cosa dobbiamo valutare il principio che ci spinge a farlo. Se il motivo sono i soldi, allora forse è meglio rinunciare, non è l'ambito giusto. Se il nostro desiderio è invece produrre qualcosa di utile, perché sentiamo di avere qualcosa da dire, allora facciamolo al meglio delle nostre possibilità e i risultati arriveranno.
Non fosse così, non avremmo nulla di che recriminare e rimarrebbe, in ogni caso, un lavoro fatto bene. Detto questo, l'importante è partire. Io tengo il motore caldo, però in manuale, buttando giù idee, organizzando l'indice, pensandoci e ripensandoci in continuazione, mentre guido, nuoto, corro e poi, non appena ne ho l'occasione, mi ci butto a capofitto e lo realizzo. Fino a quel momento il mio motore è mediamente su di giri e quando scatta il verde parto. Adesso, dopo decine di prodotti didattici, decido quando iniziare senza attendere di avere il tempo necessario, perché la didattica, che è la mia priorità, il mio lavoro, il mio core business. Nonostante ciò, mai e poi mai il mio scopo è stato il numero di copie da vendere o quanto guadagnare, ma quanto essere orgoglioso del prodotto. Occorre tanto tempo per realizzare un buon lavoro? Intanto iniziamo. Accontentiamoci di fare piccoli passi, scaldiamo il motore e quando arriva il momento più opportuno mettiamo la prima e partiamo a manetta senza fermarci, così da terminare il lavoro e raggiungere l'obiettivo. Se non ci accontentiamo del poco di ogni giorno ed evitiamo di iniziare, il risultato è garantito. Non lo faremo mai. Altra ipotesi. Mi piacerebbe tanto correre, ma quando ho provato a farlo, dopo 300 metri non avevo già più fiato e mi sono messo a camminare. Quindi? L'alternativa è non correre affatto? Se non iniziamo a correre per brevità, tratti, non arriveremo mai a correre per tratti più lunghi. Dopo 300 metri non abbiamo più fiato? Bene, allora la prima settimana inizieremo a correre per 300 metri, la seconda proveremo a farlo per 400 e la terza per 500 e dopo un po' di allenamento potremo arrivare a correre un chilometro intero senza mai fermarci. Cosa ci impedisce di iniziare a farlo? Sapessi quante volte ho sentito dire il mio sogno è fare una maratona ma non ho fiato. Questa affermazione, tuttavia, include tra le sue parole due riflessioni sufficienti a smontarla. La prima, il sogno non è un vero sogno, ma è un'intenzione detta così tanto per dire. La seconda, se non hai fiato e non ti accontenti di correre anche solo per 300 metri, camminando per alcuni chilometri e aggiungendo metri di corso un po' per volta, allora non ce la farai mai. Anche in questo caso, se non ti accontenti, non avrai mai nulla. In questo libro più volte ti ho detto che vorrei aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, ma ricorda che gli obiettivi possono essere veramente semplici. Dunque, sogna sempre in grande, ma comincia con piccoli passi. Pastura al largo per pescare pesci di grandi dimensioni, ma inizia pescando i pesciolini sotto riva e costruisci la tua riserva, il tuo piano B, la tua sicurezza, le tue piccole certezze. C'è un momento, lungo il percorso di un progetto, in cui dobbiamo assumerci una grande responsabilità, quella cioè di dire a noi stessi che siamo arrivati al massimo che possiamo fare. Dobbiamo essere consapevoli del risultato raggiunto fino a quel momento e rapportarlo a quello inizialmente prefissato per capire se siamo arrivati al punto più prossimo al risultato finale. Nel mio lavoro capita spesso di fare questa valutazione prima di un concerto. Mai nessun settore è soddisfatto al 100%, perché ogni volta tutti vorrebbero più tempo per rifinire i dettagli. I componenti della band vorrebbero più tempo per provare quel brano inserito all'ultimo momento in scaletta. L'ingegnere del suono vorrebbe più tempo per provare il volume da usare durante il concerto. Il datore luci vorrebbe fare qualche appuntamento in più con l'artista sul palco, eccetera. Ma esiste un termine, oltre il quale non è possibile spingersi, l'apertura delle porte. Il pubblico entra in sala e l'artista, la band e la crew riprendono fiato e si preparano per il concerto. Fin dalla sera prima dell'evento ognuno fa del suo meglio perché ogni cosa funziona a dovere, ma accade che a un certo punto diventi necessario accontentarsi del risultato ottenuto, senza frustrazione, perché tutti hanno la consapevolezza di aver dato il massimo. Soltanto chi è dentro il progetto si accorge dello scarto tra aspettative e risultato, chi invece lo vive da fuori vede e ascolta comunque uno spettacolo preparato con cura. A volte il poco tempo che ci diamo, l'ansia che ci attanaglia, la percezione di non farcela, la distanza dall'obiettivo sono parametri che hanno un valore diverso per chi è dentro e per chi è fuori. Quando siamo totalmente coinvolti nella realizzazione di un progetto, tendiamo a notare con una certa evidenza la distanza che si crea tra quanto fatto e il risultato finale. Accontentarsi, quindi, non significa guardarsi indietro e poi fermarsi, ma beneficiare della riserva che ci siamo costruiti, godere di quanto realizzato, ottenere forza da noi stessi, pensando che, se siamo arrivati fino a quel punto, potremo anche andare oltre. William Shakespeare ha detto: «Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo». Un altro capitoletto. Un difetto e un pregio possono essere la stessa cosa. Abito in campagna, in mezzo al nulla. Senza un preciso contesto, questa frase
potrebbe in effetti esprimere una lamentela oppure un aspetto positivo, ovvero sia, potrebbe riferirsi sia al difetto di vivere lontani dalle città e lontano da tutto, sia al pregio di vivere in spazi tranquilli e lontano dalla confusione cittadina. Vediamo come sfruttare questo principio. Un difetto e un pregio possono essere la stessa cosa e cerchiamo metodi che ci portino ad azioni utili per i nostri obiettivi. Difetto. Ho un'auto con pochi cavalli e molto lenta. Pregio. Probabilmente consuma poco. Spendi poco di bollo e di assicurazione. Difetto. Sono troppo buono e accondiscendente, le persone se ne approfittano e resto fregato. Pregio. Sicuramente ci sono altre persone che pensano che tu sia una persona buona, su cui puoi contare, onesta e pulita. Difetto. Ho una casa troppo grande per me, passo troppo tempo a pulirla e spendo un sacco di soldi per riscaldarla. Pregio. Se decidessi di venderla, potresti acquistare un appartamento più piccolo e con i soldi che avanzerebbero rinnovare anche il mobilio. Difetto. Ho un vistoso neo sopra il labbro superiore e non mi piace neanche un po'. Pregio. Quando cerchi di nascondere un difetto può diventare più evidente, poiché anche il tuo atteggiamento finirà per enfatizzarlo. Se invece lo consideri una caratteristica, la percezione sarà certamente diversa e ti renderà più personale e riconoscibile. Pensa ad esempio a Madonna, Eva Mendes o Cindy Crawford. Nonostante il loro lavoro, non hanno mai nascosto il proprio neo. Una caratteristica ben intesa diventa un pregio. Ogni caratteristica relativa alle cose o a noi stessi può esemplificare questo concetto. Anche le caratteristiche fisiche, a prescindere da problemi di salute, possono avere un lato positivo. Così come abbiamo cercato di trovare un lato positivo nei venti contrari, allo stesso modo dobbiamo provare a trasformare i nostri difetti in pregi. Non è facile, ma è possibile. Ti ricordo nuovamente, perché ci tengo e non voglio che tu mi fraintenda, che tutte le cose di cui ti sto parlando in questo libro non sono necessariamente problemi che ho risolto, ma anche situazioni o problematiche con le quali ho ancora a che fare e che i concetti qui condivisi servono pure a me per tentare di vivere meglio sotto tanti punti di vista. Riguardo ai difetti personali ci sono anche una serie di aforismi che ho trascritto nel corso degli anni e che mi hanno aiutato molto. Eccoli. Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. François de la Rochefoucauld. Confessiamo i piccoli difetti solo per convincere che non ne abbiamo di grandi. Roberto Gervaso. L'uomo si vergogna più dei propri difetti fisici che di quelli spirituali. Alessandro Verri. Chi non è capace di avere difetti non è capace di avere umanamente grandi virtù. Pino Caruso. Non chiedete a nessuno di dirvi un suo difetto, vi dirà un suo pregio fingendolo un difetto. I prossimi due aforismi sono di Roberto Gervaso. I difetti che ci riconosciamo non sono quasi mai quelli che ci attribuiscono gli altri. I difetti altrui ci fanno più piacere delle nostre virtù. Nuovo capitoletto. Equilibrio o lanciare il cuore oltre l'ostacolo? Vi leggo le parole dal discorso agli studenti dell'Università di Stanford di Steve Jobs. L'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi. Come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l'avrete davanti. E, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi, continuate a cercare finché non l'avete trovato. Non accontentatevi. Siate affamati, siate folli. Penso che le parole pronunciate da Steve Jobs siano davvero emozionanti. Le ho lette più volte e in più occasioni, soprattutto le parole conclusive. Siate affamati, siate folli. Stay hungry, stay foolish. Con cui sono stati creati diversi meme, anche sui social. Credo sia opportuno ricordare che quelle ultime parole non sono sue, ma le aveva lette appena laureato, sotto una fotografia sul retro di copertina di una pubblicazione intitolata All Earth Catalog, creata da Stewart Brand. Non erano che un aforisma che poi Jobs ha utilizzato per spronare i giovani appena laureati dell'Università di Stanford. Personalmente trovo che gli aforismi siano di grande aiuto. Ecco perché ho deciso di inserirli in questo libro. È affascinante realizzare come parole pronunciate in momenti storici differenti riferite a specifiche categorie o circostanze possono comunque trovare un riferimento nella vita di ciascuno e fornire indicazioni utili. L'aforisma lo adattiamo a noi, a favore o contro. Ci fa pensare, ci può dar fastidio, ma comunque ci fa riflettere, anche soltanto per decidere che non concordiamo con quanto afferma.
Non commettiamo però l'errore di buttare tutto in caciara, come si dice a Roma, pensando che le parole di Steve Jobs siano interessanti solo perché ci sembrano cool e in inglese suonano bene, oppure perché con quattro parole è possibile dire tutto e niente, o perché a postarle sui social si ottengono tanti like. Un aspetto importante su cui riflettere in questa storia è che Jobs aveva letto l'aforisma da neo laureato e poi, a distanza di tempo, lo ha enunciato a neo laureati. Dunque, in entrambi i casi, la forza di quelle parole ha agito su un'età di grande fervore, in cui sono possibili slanci grintosi e di notevole passione, diciamo pure affamati e folli. Il parametro età è senza alcun dubbio un parametro che va tenuto fortemente in considerazione prima di comprendere la fattibilità di un qualunque progetto. Qualsiasi sia l'obiettivo che ci poniamo, la nostra età è di fondamentale importanza. Non mi riferisco all'età che ci sentiamo, ma proprio a quella che abbiamo, quella anagrafica. Potrei fare innumerevoli esempi di quanto un progetto possa essere realizzabile, sostenibile, se iniziato a una determinata età, e irrealizzabile, insostenibile, se iniziato a un'altra. Non ho specificato volutamente quale sia l'età in questione, se l'età giovanile o la tarda età, per il semplice motivo che ci sono progetti che non per forza sono appannaggio di un giovane. Una cosa è certa, ai giovani è concesso sbagliare di più. Tendenzialmente perdoniamo chi osa in un progetto se è di giovane età, anche perché nel caso dovesse sbagliare, sappiamo che avrà il tempo di rifarsi imparando dagli errori, per migliorare o cambiare totalmente la sua prospettiva. Henry Ford ha detto: solo chi non osa non sbaglia. Detto questo, esistono progetti che è più logico intraprendere in età più adulta, per il semplice fatto che nel corso degli anni si matura un certo senso del sacrificio. Da giovani invece, quando la nostra vita non è ancora strutturata e non ci sono impegni come famiglia, moglie, figli e mutuo, è più lecito gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ad esempio, se quello che desideriamo realizzare è qualcosa che il nostro habitat non ci offre e mai ci potrà offrire, dobbiamo trasferirci lì dove sarà possibile realizzarlo, mossi dal medesimo ardore che infuoca le parole di Jobs: siate affamati, siate folli. Da giovani, per inseguire un sogno, non ci importa di dormire poche ore a notte, di farlo anche in una camera condivisa con qualcun altro, di svolgere un lavoro che non ci piace ma che è necessario a sostenerci nel frattempo o che magari ci permette di frequentare l'ambiente che riteniamo giusto per il nostro obiettivo. Osserva il leone. Se non ha fame, non è un animale così pericoloso. Basta guardare i documentari. Le sue potenziali prede gli girano intorno e a volte neppure sembra importargli. Oppure le guarda, ma non si alza per rincorrerli continuamente. Il re della foresta caccia solo quando ha fame. Io lo interpreto così, quel siate affamati. E bada bene che quando il leone ha fame è meglio non farsi trovare in zona, se siamo su di un gradino più basso della catena alimentare. È pronto, veloce e spietato. Invece con siate folli, ho sempre inteso la sana incoscienza di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, senza fare troppi calcoli e usando il proprio istinto, perché con ogni probabilità l'istinto sa quello che è giusto per noi. Jobs ne parla nel suo lungo discorso. Questo slancio si muove certamente in una direzione differente dalle strade analizzate fino a questo punto insieme, ma posso garantirti che è normale, anzi è giusto che sia così. Un discorso ispiratore non deve mettere troppi paletti, bensì deve far sognare e chi lo ascolta deve poter pensare: è proprio rivolto a me. Questo è quello che devo fare. Non è compito dell'ispiratore mettere in guardia sui possibili lati negativi di un progetto. Il suo scopo è generare l'idea di realizzarlo, riempiendo di positività e di ottimismo il cuore del suo interlocutore. In questo libro, un po' per mia indole, mi piace pensare di poter essere un ispiratore equilibrato che ti faccia comprendere che il se vuoi puoi è potenzialmente una verità, ma che serve armarsi di una consapevolezza in grado di non autodistruggerci in caso di parziale riuscita. Ho volutamente evitato il termine fallimento. Te ne ho già parlato. Io caratterialmente mi pongo tra un ottimista e un pessimista difensivo. Sono ottimista, perché fortunatamente ho un sacco di idee e obiettivi che altrettanto fortunatamente riesco di norma a realizzare. Abbiamo visto comunque che esistono metodi, azioni e reazioni che possono creare la fortuna. Sono pessimista difensivo perché purtroppo la vita mi ha messo davanti a così tante problematiche, venti contrari, che la mia attitudine mi porta continuamente a pianificare e a sognare in grande, ma anche ad accontentarmi, abbassando un po' le mie aspettative. Non avrei avuto l'idea di questo libro, altrimenti.
Vorrei essere unicamente ottimista e non avrei problemi a dirtelo qui e adesso, mentendo spudoratamente, ma la menzogna non fa parte del mio modo di vivere e poi non è la mission di questo libro. Non voglio né sorprenderti né sperare che leggendo le mie imprese o di quanto sono fico tu possa diventare un mio fan. Ma devo necessariamente dirti la mia verità, perché è solo così che poi percepirai la mia buona fede, la condivisione, l'amore per il prossimo, oltre alla convinzione che, vivendo in un mondo di persone più consapevoli, realizzate e risolte, tutta la società ne benefici. Ogni piccolo passo verso la soddisfazione di ciascuno, per quanto possa sembrare un discorso esagerato, è un passo verso un mondo migliore da lasciare ai nostri figli. L'ho già scritto e lo ripeto. Il fatto che io ti stia dando indicazioni e consigli non mi rende infallibile e non fa di ogni mio progetto una vittoria. Fallisco, perdo e crollo anch'io. E quando accade, quando il mio umore è nero e il pessimismo irrazionalmente mi assale, anche io sento il bisogno di consultarmi con qualcuno. È la mia parte più razionale a somministrarmi dosi opportune di ottimismo, la medicina con cui riesco a creare automatismi in grado di allontanare i momenti negativi. È necessario lavorarci su, ma ti garantisco che funziona. Quando invece non riesco in questo intento e i momenti di sconforto prendono il sopravvento, tanto che vedo tutto nero e non mi piace più né come suono né cosa produco, fortunatamente interviene Ross che mi aiuta a riprendermi, a ragionare e a tornare dunque ottimista. Jackson, le grandi idee hanno bisogno di ali, ma anche di carrelli di atterraggio. Quindi voglio aiutarti cercando le domande giuste da porti. Quando hai un sogno per farlo diventare un tuo obiettivo, sei disposto a fare dei sacrifici? Accettare compromessi? Hai valutato tutti i vari punti che ti ho elencato all'inizio? In altri ambiti, questi quesiti vengono denominati studi di fattibilità. Considerazioni che si rivelano importanti e opportune anche per progetti che riguardano la nostra esperienza. Diventa necessario soprattutto pensare alla pastura per il pescatore e al vento per l'aquilone, ovvero a come pianificare un obiettivo a medio-lungo termine e mettersi immediatamente in moto per raggiungere il punto di arrivo prefissato. Dunque, in quest'ottica, il lanciare il cuore oltre l'ostacolo combacia con quanto abbiamo visto in precedenza, cioè il sognare in grande, il vederci già oltre gli ostacoli che incontreremo, con la giusta proporzione rispetto alle difficoltà. Ricordati di quanto osservato in merito alle deviazioni di percorso, alla velocità del mezzo e della strada da percorrere. Tutto è valutabile e con una pianificazione efficace qualsiasi problematica può essere risolvibile. Charles Noble. È necessario avere obiettivi a lungo termine per non rischiare di essere frustrato da fallimenti a corto raggio. E dal Vangelo di Luca. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Siamo arrivati a pagina 128, pronti per il prossimo capitolo, a pagina 129, che è il sogno, gli obiettivi e le frustrazioni.